Iniziamo subito, anche con poca luce, però sono già le 8, quindi iniziamo subito a fare un'analisi di quella schifezza, di quella porcheria che abbiamo visto ieri sera a Rennes alle 18:45. Già l'orario doveva farci capire che sarebbe stata una porcheria totale. Voglio partire facendo i complimenti a Rennes, ai tifosi, all'ambiente. Bellissimo che hanno accolto con la salsiccia, col galletto con la salsiccia, hanno accompagnato cori, coreografie, con i fumogeni, un bel ambiente. Mi sarebbe piaciuto andare, non sono riuscito ad andare perché è nato mio figlio, come sapete, ma alla prossima andrò oggi, anzi farò il sorteggio, tra l'altro dovrei essere su TV Play e poi andrò quasi sicuramente, vediamo adesso dove, a Praga, a Glasgow, a Londra, a Liverpool, vediamo dove. E sicuramente penso di andare, cercherò di andare, quindi la prossima trasferta me la voglio fare. Mi spiace non essere andato a Rennes perché secondo me proprio la città, il clima era bello, la partita meno. Ma tolte le cose che vi interessano poco, andiamo ad analizzare la partita. Ragazzi, dai primi minuti abbiamo visto loro partire come dei pazzi. Cioè, Teate che recuperava una palla dal portiere e partiva con uno scatto come se dovesse fare un inserimento in area di rigore. Cioè, volevano fare tutto veloce. Ti hanno fatto capire dal primo minuto che loro volevano fare tutto, dai, 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 tutto come i pazzi. E noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo presentati con una squadra senza centrocampo. Cioè, ragazzi, ci sono delle immagini agghiaccianti, come direbbe quello che aspetto, dove praticamente c'è tra i tre attaccanti più Bennacer, più spesso c'era anche Musa, perché ha detto cosa facciamo? Mettiamo tre punte e un trequartista? No, mettiamo due trequartisti e tre punte totalmente davanti. Poi c'era una voragine nella quale ci si ritrovava. A volte Reinders, a volte rimaneva vicino ai difensori per non sentirsi solo perché c'era proprio una voragine lì in mezzo. E poi c'erano i quattro difensori. Cioè abbiamo deciso proprio di fare la partita che volevano loro. Cioè la partita che volevano loro, lui l'ha fatta. Ed è una cosa inspiegabile per me. Perché tu mi dirai, vabbè, è un pirla, Pioli è un pirla. Però non è che è sempre stato pirla, no? Cioè, noi abbiamo vinto uno scudetto dove non ci segnavano mai. Abbiamo preso due gol da gennaio a giugno. Facevamo fatica a segnare, eh? Facevamo fatica a segnare, ma non ci segnavano mai. E non è solo questione di avere Kalulu e Tomori, che dovrebbero quasi tornare, tra l'altro. Era proprio la squadra che era compatta, che era chiusa, che facevano fatica ad arrivare da noi ed era sempre Pioli. Non è che dici, sai, era un altro allenatore, era sempre lui. Che cosa gli è successo? Cioè, fa delle robe che sono inspiegabili. Ma al di là del fatto che lui sia completamente andato di testa, no? Che poi ci sono partite tipo quella col Paris Saint-Germain dove si mette in campo nella maniera corretta, no? Al di là che abbiamo vinto, ovviamente al ritorno, perché era andata. Quindi evidentemente c'ha ancora qualche ricordo nella testa di come poter allenare, ma al di là di Pioli, no? Che può aver perso la testa, ma tutti gli altri che sono lì cosa fanno? I match analyst che sono lì, ma ci sarà uno che gli dice: oh, ma ti rendi conto che siamo sbilanciati o no? Perché fosse la prima partita, ma sono tutto l'anno che siamo così, più l'anno scorso in parte. Cioè, ci sarà qualcuno che glielo dice? Ibrahimovic, non dico Furlani che mi dicono che di calcio capisce poco. Ibrahimovic, che è lì, non dice niente. Moncada, sarà uno scout, non ne capisce, non parla. I giocatori. Cioè, capisco che magari non ci sono queste grandissime personalità, forse Kier. Spizzi la vogliamo chiamare personalità Florenzi, quello è più un public relation che una personalità. Ma anche giocatori come Loftus-Cheek, come Pulisic, un po'
magari gli piace anche perché loro tanto stanno lì davanti. Di solito sono i difensori che si lamentano di questo. Maignan che si deve lamentare di questo. Maignan, cioè i giocatori non vanno da Pioli a dirgli: oh, ma basta. Cioè ieri, come dice giustamente il buon Morelli, c'era da una parte il Milan che andava tutti avanti a caso a correre per prendere poi il contropiede, perché poi siamo anche superficiali, no? Lo facciamo in maniera superficiale, non è che lo facciamo bene, lo facciamo in maniera superficiale, tutti avanti, e dietro Maignan anche perdeva tempo. Cioè capisci che c'è qualcosa che non quadra, che si è fatto addirittura ammonire, quello poteva evitarlo. Adesso parliamo di Maignan perché sento delle robe, cioè c'è qualcosa che non quadra, ragazzi. Ma è evidente al mondo. Com'è che questi non lo capiscono? E non parlo solo di Pioli, eh. Di tutto l'ambiente Milan. Perché fosse solo Pioli lì, ma intanto quello è andato, e vabbè. Ma tutti gli altri? Nessuno gli dice niente? Ma lì c'è da fare una riunione tra i giocatori? C'è da fare una riunione tra i giocatori? Si presentano da Pioli, il capitano, o chi per esso, parla a nome dei giocatori: mister, ero tipo io, detto proprio così, prendiamo tre gol a partita. Oh, da chiunque. Noi siamo passati a prendere gol da Banda, da Bondo, da Burlaggio, tripletta da Burlaggio. Ragazzi, basta. Anche basta. Cioè no, non si può andare avanti così. Cioè tra Allegri e l'andare avanti a caso ci sarà una via di mezzo. Cioè l'Inter non ha preso un tiro nelle ultime due partite, contro Atletico Madrid e non mi ricordo chi era l'ultima, comunque una buona squadra, non ha preso un tiro in porta. Non ha preso un tiro in porta. Uno. Noi prendiamo 14 tiri di media partita. Ieri mi sembra che ci hanno fatto 23 tiri. Non in porta tutti. 23 tiri. Ma in porta 8-9. Cioè, senza contare che abbiamo preso 3 gol. Capisci che... cioè così capirebbe anche un bambino che non si può andare avanti. E fino a 10 giorni fa la cosa che è più preoccupante di tutti... che poi è l'allenatore, è così, e i dirigenti sono così, e i giocatori sono così. La cosa più preoccupante di tutti, che fino a 10 giorni fa, e su questo canale lo si diceva, fino a 10 giorni fa, anche i tifosi, ce n'erano alcuni, non dico tanti perché tanti no, ma alcuni, e alcuni parecchi, che avrebbero voluto tenere Pioli l'anno prossimo. Che ha detto forse possiamo riconfermarlo. Perché prima del Monza c'era gente per il Pioli in. Gli aziendalisti va bene, non li calcolo neanche. Ma proprio tifosi che gli davano pure ragione. Rendiamoci conto. Scusate se parlo poco di tattica e di analisi. Ma nella parte di ieri che cosa vuoi parlare? Era calcio quello lì? Quella era una partita... quelle sono le partite che si facevano in cortile quando sei bambino, verso i 13-14 anni, che ancora ci si butta tutti in avanti. Sono le partite che fanno i bambini in cortile, non è calcio quello. Non può essere professionismo quello. Sono gente presa dalla strada, non sono professionisti. Per la partita di ieri, andiamo a parlare un po' di calcio, dai. Vado a parlare giocatore per giocatore come al solito. Voglio partire da Maignan perché voglio chiarire bene il concetto Maignan. L'abisso che c'è tra Maignan e Leao. Il fatto che Maignan vada assolutamente rinnovato, fascia da capitano e tenuto come presidente pure. Tanto Scaloni non serve. Voto di ieri Maignan sarebbe 6,5, ma gli do 7 come provocazione. Sarebbe 6,5, ma gli do 7 come provocazione, proprio per far capire a quelle capre che ce l'hanno con Maignan. Quando prende 25 con la partita, ce l'hanno con Maignan. Ieri
ci ha salvato, perché ha fatto un paio di miracoli, uno proprio dalla porta che non sa neanche lui come l'ha parata, un paio di miracoli, palle tenute, perché tutti i tiri che fa la Maignan non succede che lui la respinge mai e l'altro segna, come succede alla maggior parte dei portieri. Quando tira la palla a Maignan, la palla è incollata a Maignan, oppure la riesce a mandare sempre fuori dallo specchio. Ricordatevi un gol dove Maignan la respinge e loro segnano e fa un errore Maignan. No, perché qua si parla di Maignan come se facesse gli errori, come se ci fossero poi degli errori di Maignan. Qua si inventano gli errori di Maignan. Si inventano gli errori di Maignan. Perché ce lo vogliono portare via, il portiere migliore del mondo. E mi sorprende i nostri tifosi che facciano questo. Ieri, se non c'era Maignan, non passavamo. Ricordate, se non c'era Maignan ieri, non passavamo. Ricordatevelo questo, perché la gente non lo sa. Comunque, un paio di miracoli. Tutti i tiri trattenuti. Uscite! Uscite, ragazzi! Quante volte ci salva? Esce Maignan! Ieri anche, di testa, perde tempo, capisce la situazione, capisce la partita. Ogni volta che prendeva la palla si sdraiava per terra, cercava di perdere più tempo possibile. Era l'unico che cercava di addormentare la partita in 11 giocatori che si buttavano a caso, che perdevano palloni a caso. E voi siete qua a criticare Maignan, voi proprio non capite neanche la mentalità del calciatore. Per quanto riguarda i rigori, tanto che ieri si critica Maignan e non para manco un rigore, io qua su questo canale, chi mi segue lo sa, i rigori che sbaglia, che avrebbe potuto far meglio, l'ho detto, tipo quello di Pessina, perlomeno lo devi capire, poi ti può segnare, però si sa come li tira Pessina i rigori, lì doveva far meglio. Su quello di, come si chiama lì, quello del Bologna, quello scarso del Bologna che non lo voglio mai in squadra, qualcuno vorrebbe quel giocatore là, pensa te, come si chiama, manco mi ricordo, Orlandini, come si chiama, vabbè, quello del Bologna lì l'aveva intuito, poteva far meglio, però c'è da dire che qua siamo anche sfortunati che ci tirano tutti dei rigori perfetti. E ieri ha tirato due rigori imparabili, ragazzi. Ieri ha tirato due rigori imparabili, Burlaggio. Come li parli? Li ha messi nella retina, nell'angolino? Non li puoi parare mai. Il primo c'era anche con l'idea, eccetera. Ma come lo pari? L'ha tirati due rigori perfetti. Quello del Borussia Dortmund, Royce, me lo ricordo. Rigore perfetto all'incrocio. Quell'altro che c'è, perfetto. Raga, siamo anche sfortunati. Che ce li tirano perfetti. Su ieri non poteva fare niente. Su altre volte... Ma sugli due rigori di ieri non potevi fare niente. Tra due rigori perfetti, Così dovevi dire. Niente. Pure il tiro con la fuori area, proprio le angoli perfetto. No, ieri non ci sono errori di Maignan. Anzi, lo dobbiamo ringraziare che ci ha salvato le ciapette di testa e di parate. Questo la gente non sempre lo capisce. Andiamo avanti, Florenzi, voto 6. Allora, non ha fatto una cattiva partita, ha fatto il suo, ha fatto una buona partita, è durato finché ha potuto. Poi è entrato Terracciano che, senza voto Terracciano, però ha lasciato per due volte l'interno, il piede giusto per calciare in porta. Non mi ha convinto tantissimo Filippo, Secondo me è proprio un giocatore da 3-5-2, nei 4 fa fatica. Perché non sa difendere. Tra l'altro, piccola parentesi, per quelli che criticano sempre Calabria di qua, Calabria di là, è un po' che sto seguendo il Napoli, no? Vedo Di Lorenzo, eccetera. Con la palla nei piedi, un'altra categoria rispetto a Calabria. Ma a livello difensivo. No, non è meglio di Lorenzo di Calabria. Cioè, Di Lorenzo lascia a desiderare a livello difensivo, Parecchio. Così, piccola parentesi. Comunque, stavo dicendo di Florenzi. La cosa che mi ha fatto strano ieri, sia di Florenzi che di Kier 6,5, migliore in campo. Rigore praticamente inventato. Per il resto, se non c'era Kier ieri,
meno male che ha tenuto su almeno la baracca. La cosa però che mi ha fatto strano, sia di Florenzi che di Kier, che non si sono incazzati. Cioè io, forse sono strano io e sicuramente sono fastidioso e per carità di Dio, ma io se sono in campo e vedo che i miei se ne vanno a caso in avanti, all'arrembaggio, superficiali e senza nessun senso logico, ma io impazzisco, cioè mi metto a urlare con tutti, cioè impazzisco, sei dovuto che impazzisce. Non ti dico che devi fare come me, che impazzisci, chiedete a Steve Red, povero Steve, mi ricordo con la Roma prima di essere espulso, quante gliene ho detto, prendeva e partiva, ma dove cazzo vai, che poi mi lasciava da solo con Sergio Cruz, vabbè questo mi interessa poco, comunque. Mi sorprende che giocatori esperti come Florenzi, come Kier, non abbiano richiamato i vari Musa, i vari Leao, i vari Bennacer, per dirgli oh, no superficialità e soprattutto torna, perché qua siamo in mezzo alla tempesta. Li ho visti stranamente abbastanza tranquilli, cioè quella era una partita proprio da impazzire. Con l'allenatore in primis, ma anche tra i giocatori stessi. Cioè, perlomeno li avrei voluti vedere arrabbiati. E invece no. Quindi, Florenzi, Kier, Gabbia 6, ha fatto il suo. Anche lui un leader silenzioso, ma che pian piano inizia a farsi sentire. Già mi è piaciuto l'altra volta che si era arrabbiato con Leao. Spero che qualcun altro lo faccia, che inizino a svegliarlo, perché ha veramente rotto le scatole. A sinistra Teo 6, anche lui ha fatto il suo. Mi sembra un Teo, ho paura di Teo, non vedo il cuore, non sento le emozioni di Teo, cioè vedo uno che gioca sempre, fa sempre comunque il suo, a volte di più, a volte di meno, a volte meglio, a volte peggio. Ieri ha fatto il suo. Però rispetto a prima vedo un Teo un po' più freddo, privo di grosse emozioni. Non vorrei che quelli stanno pensando di vendere Teo. Io ho una paura che quest'estate vendano uno tra Teo e Maignan. Ho una paura, cioè io pensate, se da tifoso del Milan devo avere paura che la mia società venda uno dei due giocatori fortissimi che abbiamo. Due non ne devi vendere, Teo e Maignan. E io ho una paura fottuta che ci vendano uno dei due. In più si mettono anche i tifosi a criticare Maignan. Vado fuori di testa. Due non devono essere toccati, che sono Teo e Maignan. Gli altri li puoi vendere tutti, ma Teo e Maignan non li devi toccare. Chi vogliono vendere? Quei due. Vado fuori di testa. Tu mi dirai, chi vendono? Quelli scarsi? Vendono quelli forti. Hai ragione pure tu. Problema che non devono vendere nessuno. A centrocampo Reinders, gli do 5,5, ma neanche per colpa sua, come ho detto prima, era lì in mezzo alla tempesta, in mezzo al deserto, ha chiuso quel che poteva chiudere, ha provato a tenere quel che poteva tenere. Io lo sfrutterei un po' di più a livello di incursioni, ma vedo che Pioli non vuole sentire da quell'orecchio là. Vabbè, qua sono al buio, al buio del now di via Tortona. Adesso porto sto cliente per continuare. Ecco la Fashion Week, giornata complicata a Milano, weekend complicato, poi la pioggia, figurati. Andiamo avanti, Musa, voto 5. Allora ragazzi, c'è un Cristiano, un influencer, uno youtuber, un pirla nel taxi, cioè io, che per chi mi segue, chi non mi segue non ci posso fare niente, quest'estate, quando si parlava del mercato del Milan, Pulisic, sì, compriamolo Pulisic, mi piace, campione, speriamo, Love to Cheek, prendiamolo, ci va bene, Chukwueze, 30 milioni, vabbè, va bene, ho sbagliato su Chukwueze, non ero esaltato, non ero neanche critico, dovevo essere molto più critico, ma su Musa, santo Dio, su Musa, subito ho visto i video, ho detto no, andate a vedere, c'è pure il TikTok, persino un TikTok ho fatto,
questo non può giocare a calcio, dicevo, dai video, dicevo, questo non può giocare a calcio. Non fate la pazzia di spendere 20 milioni per questo, perché poi sento parlare di vendere per comprare sta gente qua. Tutto, ho fatto i video, ho fatto le cose, tante cose ho fatto. Non lo prendete sto qua, che non può giocare a calcio. Ci sono i miei video. Poi è arrivato, ha fatto un paio di azioni, ha detto vabbè dai, magari può, nella mischia ci può stare, ci può dare qualche cambio. Ma questo ragazzi è un giocatore che non è un giocatore da Milan. Figuriamoci spendere 20 milioni. Cioè il buon Filippo Terracciano al momento non mi sta piacendo. Perlomeno è italiano, è giovane. L'hai pagato niente, l'hai pagato 4 milioni e dici vabbè, vediamo, magari cresce. Ma questo santo Dio l'hai pagato 20 milioni. 20 milioni. Non è un incursore, non è un centrocampista, non è un regista, non è un centrocampista di contenimento. Che cos'è? È uno che corre. A cosa serve? Non si capisce. Non capisco cosa serve. Ve lo giuro, non capisco cosa serve. 5. Anche ieri, 5. Poi tra l'altro ieri... Ma perché giocava così alto? Perché giocava praticamente trequartista? Quello è anche Pioli, magari con un'altra... magari con un altro allenatore si rende utile. Sicuramente non è un giocatore da 20 milioni. Però magari con un altro allenatore può diventare utile, che ne so. Boh. Andiamo avanti. Bennacer. Bennacer 5. Ieri non mi è piaciuto Bennacer. Superficiale. Ha sbagliato un sacco di passaggi che potevano essere fondamentali. Troppo alto. Quello vabbè è colpa di Pioli. Non mi è piaciuto ieri Bennacer. Perché è vero che ti ha messo dove non ti doveva mettere, perché dovevi stare tu insieme a Renders davanti alla difesa a fare gioco, invece hai giocato trequartista. Però santi Dio, c'è la palla, ti giri, mandi Leao nello spazio, che ci vuole? Oh, non ne avesse azzeccato mezzo. Ne avesse azzeccato mezzo ieri. Niente proprio, niente. Niente. Boh, 5. A destra Pulisic 6. Anzi, 5 e mezzo. La sufficienza mi sembra esagerata. Gli voglio bene a Pulisic, ma la sufficienza non se la merita ieri. Anche lui un paio di volte ha sbagliato. C'era un'occasione, era solo davanti al portiere, è rientrato. Ma cazzo, tira almeno. Almeno tira. Almeno tira. Eri solo, hai saltato bene l'uomo, sei lì, tira. Non ti dico di fargli il cucchiaio, fare la super giocata, ma almeno tira. Non mi è piaciuto anche lui. Troppo alto, troppe palle perse. Una partita più complicata. Poi ovvio, vedendo entrare Chukwueze, voto 4, dici era meglio che rimaneva Pulisic lo stesso fino alla, ma pure stanco quell'altro Chukwueze. Neanche con Renfro, un giocatore proprio che non serve a niente totale. Speriamo di venderlo, speriamo che a qualcuno gli rimangano i ricordi dell'anno scorso in Spagna, speriamo che qualche colpo ce l'ha così a caso nel casino che fa. Ma 30 milioni, se penso che abbia speso 30 milioni per lui e 20 per Musa, guarda, mi si accappona la pelle. Jovic 6, buon gol, è utile. Secondo me se tu fai il turnover mettendo Jovic al posto di Giroud non c'è sta grande differenza. Tutti amano Giroud perché torna, perché dà una mano, perché si sacrifica, perché ha cuore Milan, ma a livello proprio di attaccante fa più gol Jovic di Giroud. Cioè Jovic fa più gol di Giroud, lo sapete? Jovic fa più gol di Giroud se lo fai giocare titolare. No, ve lo dico perché magari qualcuno pensa di no. E con Conte, nelle due punte, Jovic ha un ottimo ricambio. Da rinnovare. Tanto è già nostro, lo paghi zero, gli devi solo rinnovare il contratto in automatico di un anno. Quanto prende? 3 milioni di stipendio, tienilo là. Tienilo là, non si sa mai. Anche solo da mettere gli ultimi 10 minuti come punta aggiuntiva e da tenere. È da tenere. Poi un deficiente, domenica ha fatto una cazzata, quello che volete, io lo tengo lì per metterlo gli ultimi 10 minuti quando serve fare un gol, fa casino in aria, cioè è nel posto giusto, fa gol, tienilo là, che male non fa. Leao 4. No, ma ha segnato, non me ne frega niente. Ha segnato, non me ne frega niente, assolutamente niente. Insopportabile, insopportabile, ma di una superficialità, di una prepotenza, di un'arroganza,
di un non squadra, di un menefreghismo, che io veramente un giocatore così nella mia squadra non lo vorrei mai, mai. Io un giocatore così nella mia squadra non vorrei mai. Poi ti risolve le partite, perché il gioco che ci ha dato Pioli, che non ci ha dato Pioli, è speriamo che Leao faccia qualcosa. Ma se tu hai un allenatore con un gioco normale, serio, Leao non ti serve. Leao è il primo da vendere, non Maignan. Leao è il primo da vendere, non Maignan. A meno che non trovi un allenatore che gli la smette di dargli la carota, lo prende a schiaffi e o si sveglia o si sveglia. No, ma perché non può avere interessi come la musica? No. Primo, un interesse non è un lavoro. Lui lo vuol fare come lavoro, non come interesse. E infatti non pensa ad allenarsi, si allena male, non migliora, anzi peggiora, superficiale, svogliato, nessuno gli dice niente, fa quello che vuole. Boh. Una volta arrivava Seedorf, ti prendeva per il cravattino, ti appendeva al muro. Appena arrivato Ibra, è arrivato al Milan, sono venuto qua per farvi vincere subito. Se li fa, guarda che qua si gioca di squadra, quindi vedi di metterti in riga subito. E Ibra gli fa, tu vuoi vincere? Io voglio vincere, quindi siamo squadra. Sì, ma si fa le cose insieme. Maldini, Ambrosini. Questo era il Milan, questo è il mio Milan. Oggi sembriamo la pazza Inter. Oggi sembriamo la pazza Inter. Quella che è la loro storia, tra l'altro, quella che è la loro storia. Oggi sembriamo la pazza Inter. Quindi una schifezza. Questo è. Purtroppo è così. Per fortuna qualcuno scrive, noi sembriamo la pazza Inter, loro sembrano noi. Per fortuna no, perché noi vincevamo le Champions, loro al massimo vinceranno sta marotta league. Però, e la strada è quella, purtroppo, ragazzi. Purtroppo la strada è quella. Speriamo che cambi qualcosa. Io insisto che voglio Antonio Conte, insisto. Perché ti dico che voglio Conte e non Guardiola e no? Perché Conte non è solo una questione di vincere, è una questione di riportare la giusta mentalità, il giusto concetto di calcio, il giusto concetto del lavoro, il giusto concetto del sacrificio, il giusto concetto di serietà. Quello è uno che se la prende anche con la dirigenza, che dice che la dirigenza quando parla deve andare a parlare, deve andare a difendere la squadra, deve farsi sentire. Cioè Conte, io perché insisto? Perché quello è uno che ti sistema al 100% tutte le cose che mancano, e quando va via la squadra continua a vincere. Non con sta stronzata che quando va via Conte le squadre poi sono distrutte. Ma quando mai l'Inter è andata via Conte, è arrivato Inzaghi, ha continuato a fare il lavoro di Conte. Conte quando è andato via dalla Juve, è arrivato Allegri, ha continuato a vincere lo stesso. Quindi che sono queste stronzate? Quando va via Conte poi la squadra è distrutta. Ma chi l'ha detta sta roba qua? Chi l'ha detta? Ma non è dimostrata dai fatti, perché i fatti dimostrano altro. Quindi io perché insisto che voglio Conte? Non è solo una questione di calcio, può anche non vincere, ma inizia a riportare le cose che poi gli servirà tempo, non è che arriva e c'ha la bacchetta magica pure lui, però iniziamo a riportare le cose come vanno fatte. E perché questa proprietà forse non lo vuole? Per questo motivo qua, perché allora va bene non fare niente. C'è un ragazzo che mi ha scritto, abbiamo una società di ignavi, gente non competente, che non sa le cose e che fa le cose per altri motivi che non sono il calcio. Questo è il problema del Milan. Finiamo con i giocatori, sono entrati dalla panchina. Chi è entrato? Terracciano, ve l'ho detto. Chukwueze, manca a nominarlo. Okafor senza voto, mi sta deludendo Okafor, però Okafor secondo me ce l'ha, lo aspetto con un altro allenatore, perché secondo me Okafor qualche colpetto ce l'ha. Poi l'abbiamo pagato 15 milioni, non l'abbiamo pagato 30, fa differenza. Poi chi è entrato? Manco mi ricordo chi è entrato. Okafor, Chukwueze, Loftus-Cheek, 5 e mezzo, è entrato, ha gestito un po' e basta. Chi è entrato? Terracciano, Okafor, Chukwueze, Loftus-Cheek, Adli non è entrato. Vabbè, se è entrato qualcun altro è entrato inutilmente, tanto
una partitaccia. Pioli, voto 2, anzi, voto 0. Persino Mazzarri avrebbe fatto una partita normale a Rennes. Normale. Squadra corta, squadra compatta, fai girare la palla. Cioè, io veramente ha fatto una partita inspiegabile, ragazzi. Cioè, veramente non è spiegabile quello che ha combinato ieri sera. Una partita leggibile, proprio che l'avrebbe letta un bambino. Cioè, una roba brutta. Che non era neanche calcio. Iscrivetevi al canale, seguitemi sulla pagina Facebook, mettete un like, usate il tasto grazie se vi va e condividete che stiamo crescendo, stiamo andando bene, stiamo crescendo, mi raccomando, iscrivetevi e condividete, che dobbiamo rimanere uniti. Ciao belli, ma vediamo dove si va. Ciao.